Un'altra ora sotto questo sole cocente mi si frigge il naso. Hai mica un coprinaso? Sì. Dobbiamo affrontare la realtà, amico. Se non piovono dollari dal cielo, dovremo trovarci un lavoro. Oh mio Dio, tutto ma non questo. E questa roba di chi è? Grazie mille, Gesù. Salvati dal minimo di paga. Mettiamolo via, non è nostro. Scott, ma siamo in Europa. Qui sono specializzati in miracoli. Senti, dobbiamo restituirla. Anzi, magari ci guadagneremo anche una bella ricompensa. Hai visto, Scott? Chiedete, vi sarà dato. Semestre al mare. Tutti a bordo, per cortesia. Facciamo rotta per un'altra isola paradisiaca, prego. E questa è scuola. Ah, le cose sono cambiate da ieri. Buongiorno, sono la signorina Rollins. Posso esservi utile? Ah, sì, il signor Sean Kingsley. Ah, signor Kingsley, grazie a Dio è arrivato. Stavamo aspettando soltanto lei. Lei è il suo insegnante privato? In persona, io sono il professor Rex. PhD, ACDC, DDT, LSD e ABC. Senta, signorina, io non mi chiamo Sean, mi chiamo Scott. Scott? Ah, è il suo secondo nome, Sean Scott Kingsley. Lo usa quando viaggia in incognito, non so se mi spiego. Certo, per il figlio di un miliardario la prudenza non è mai troppa. Figlio di... Ora, se volete scusarmi, dico al capitano che siamo pronti a partire. Alex, non possiamo farlo, è pazzesco. Ma non fare il mammaluco, e poi è una cosa educativa. Ehi, ehi, dove state andando? Aspettate! Un momento, fermate la nave! Fermi! E non potete partire senza di me! Avanti, amico, ce la fai! Corri! Sono iscritto al semestre sul mare! Avanti, amico, ci sei! Aspettate! Salta su! Aspettate! Salta! Mi dispiace! Fermatevi!